Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video di Mite e Misteri SCP. Oggi andiamo a parlare dell'SCP-199, chiamato anche Felci, classe dell'oggetto Euclid. Una foto di SCP-199. Procedure speciali di contenimento: SCP-199 deve essere contenuto all'interno di una camera di 20 m3, con l'inumazione artificiale adatta alla crescita delle piante. E Esempi di SCP-199-2, devono essere catturati prima che maturino dai membri di classe D, indossando delle tute di livello A, tipo 1 per i pericoli tossici, muniti di un apparato autonomo per la respirazione. E se invece SCP-1992 devono essere posizionati un, un contenitore in pezzi glass sigillato di un metro cubo con all'interno 10 litri di terriccio finché non maturano e rilasciano lo spore. Dopo che le spore sono state rilasciate, il contenitore di pezzi glass deve essere ripulito dopo aver collezionato o neutralizzato i prodotti chimici che si sono creati al suo interno. La nuova pianta cresciuta deve essere portata nella zona di contenimento con gli altri esemplari SCP-199. Descrizione: SCP-199 è una felce sconosciuta dalla famiglia della Imenopiliaceae, legata alle felci filmi, ma molto più tollerante ai mutamenti di temperatura e di umidità. I rizomi delle piante sono robusti e possono attaccarsi a crescere su quasi ogni superficie solida, anche all'interno dei camini o su muri lisci. I rizomi e le radici della pianta appaiono simili a quelle delle patiche tallose, ma le fronde sono uniche di questa pianta. Le fronde si formano come vesciche di diam diametro di circa 10 cm, si gonfiano di idrogeno e si staccano alla pianta pencilare. Le vesciche, denominate SCP-199-2, fruttano nell'aria e maturano nel cielo di diversi giorni, durante i quali la vescica assorbe emettite tramite fotosintesi. Durante questo periodo, le spoil trasportate da SCP-199-2, maturano e il contenuto della vescica cambia in dati cancellati. Questo composto ha delle proprietà che ricordano quelle di un diservante combinato con degli agenti nervini, come il sarin o il quando maturo, scp 199 scoppia, espellendo i contenuti presenti al suo interno e lasciando le spore in un'area di circa 10 metri. Ogni cosa all'interno dell'area viene ricoperta dalle spore e dal contenuto della spescica, portando a. dati cancellati: I gametofiti vengono nutriti dai materiali risultanti e il ciclo continua. Se il video ti è piaciuto, imita la lasciare un mi piace e di continuare a seguire la serie. Per questo video è tutto, e noi ci vediamo alla prossima.